Buonasera e bentrovati, siamo arrivati a venerdì nel nostro cammino settimanale sui passi del cammino sinodale della Chiesa italiana. Oggi torniamo a raccontare delle diocesi italiane, lì dove sono partiti prima i sinodi su intuizione del Vescovo oppure della comunità. Oggi siamo a Lodi e ne parliamo con il Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, bentrovato. Buonasera. Grazie per essere venuto in studio. Grazie a voi. Dopo una settimana impegnativa all'Assemblea Generale della CEI, insomma, quindi grazie anche per questo. E poi collegati da Lodi ci sono Raffaella Rozzi e Simone Maiocchi. Raffaella fa parte del Consiglio di Presidenza del Sinodo, ma è anche Presidente diocesana dell'Azione Cattolica, e Simone è coordinatore di uno dei gruppi di lavoro del Sinodo. Spero di aver detto tutto bene, giusto? Ottimo, sì, grazie. Allora, eccellenza, partiamo. Noi sempre lo facciamo con una frase con cui ci siamo lasciati la sera prima, che ci dà il via al tema della puntata. Oggi l'abbiamo presa dallo strumento di lavoro del vostro sinodo. E la frase è questa, la vediamo anche in sovraimpressione. Il frutto di questo sinodo non potrà che essere un libro aperto. In che senso? Nel senso che ogni sinodo mette al centro il libro dei Vangeli. E noi sappiamo che quando nella Divina Liturgia apriamo le pagine del Vangelo è Cristo stesso che ci parla. È un rito pieno di significato, anche nell'Eucaristia di apertura, perché ogni sinodo sgorga dall'Eucaristia e si raccoglie poi nella conclusione, che è ancora una celebrazione dell'Eucaristia. È prevista nell'apertura, nella chiusura, ma anche in ogni sessione, quando non ci fosse la celebrazione eucaristica, la preghiera dei salmi e l'intronizzazione del Vangelo. E comprendo che è seguita da tutti i fedeli, perché noi vogliamo chiedere la grazia della fedeltà a questa parola di Cristo. Vogliamo chiedere per la nostra Chiesa, che può vantare, grazie al Signore, un lungo cammino nella storia, la capacità di glorificare Cristo, nutrendosi del suo Vangelo. Perché glorificando Cristo con semplicità davanti al mondo si riappropria della grazia ecclesiale. E allora, grazie a Cristo, a questo sentirsi Chiesa convocata nel suo spirito, riusciamo ad avvicinare l'uomo e le donne di oggi, i giovani in particolare, le nuove generazioni. Riusciamo a comprendere le sfide che il tempo ci presenta e comprendiamo che c'è una sintonia con Cristo. Specialmente se avviciniamo quelli che egli privilegia, i poveri, certo, gli ultimi e i piccoli. Nel 2019 ha avuto l'intuizione, dopo una visita pastorale, di far partire il cammino sinodale di Lodi. Io sono stato nominato vescovo nel 2014 e nella prima messa crismale, il Giovedì Santo del 2015, ho annunciato la visita pastorale, poi l'ho indetta e l'ho iniziata e sono riuscito a concluderla entro il 2019. Annunciando il sinodo, desideravo che confluisse nel sinodo, ma ho voluto prima rendermi conto di questa Chiesa e ho dovuto ringraziare il Signore per le risorse che ho visto con i miei stessi occhi. E ho compreso che avremmo potuto svolgere un sinodo in fedeltà a Cristo per unire queste risorse e rendere la missione più confacente alla volontà del Signore. Raffaella, com'è andata questa prima fase di ascolto? Insomma, voi siete partiti prima appunto di quel cammino sinodale della Chiesa italiana, ma proprio tecnicamente come è avanzato il vostro lavoro? Allora, quando abbiamo iniziato nella commissione preparatoria abbiamo diviso le persone appunto che ne facevano parte in tre gruppi. Un gruppo è dedicato alla rilettura del tredicesimo sinodo, perché è da lì che partiamo, noi raccogliamo quello che ci viene dalla nostra storia, no? Un altro gruppo di persone si è dedicato alla rilettura di tutti quei documenti, che le relazioni che le parrocchie hanno predisposto per la visita pastorale,
E un terzo gruppo ha preso in mano le schede tecniche di quelle che erano gli edifici, le proprietà delle nostre comunità. Ma accanto a questo lavoro della commissione preparatoria c'è stato un grande ascolto delle nostre comunità. Quindi sono state predisposte delle schede che avessero come riferimento la terra, le persone e le cose, e i consigli pastorali, le associazioni, i fedeli. Hanno insieme elaborato queste risposte. Il vescovo sa benissimo che quando sono state inviate, ovviamente non ci siamo più ritrovati in presenza, perché sono Certo. state inviate nel febbraio del 2020. Lo Però, ricordiamo, la vostra diocesi, Codogno, il paziente 1, le prime zone esattamente. rosse, tutto è partito da lì. Ma Simone, posso chiedere a te se poi questo evento, che ha cambiato la storia di tutti in Italia, partendo proprio da voi, ha cambiato anche la traiettoria di questo lavoro, di questo, cammino sinodale diocesano? Ma cambiare la traiettoria non penso. Io ripenso in quei giorni in cui noi eravamo nella commissione preparatoria impegnati a lavorare un po' sul materiale che Raffaella diceva, e quando poi questa situazione della pandemia ci ha travolti, la prima sensazione è stata quella di dire, almeno personalmente, bisognerà mettere tutto in stand-by perché chissà qui quando ne usciamo. E poi invece il fatto che comunque un po' di distanza, un po' continuando a lavorare, tenendoci in contatto nella commissione sul materiale che avevamo da dover leggere e approfondire, poter continuare in un certo senso a preparare il sinodo anche in quel frangente così drammatico, personalmente mi ha aiutato un po' a recuperare un senso di prospettiva, e capire che comunque probabilmente con tempistiche diverse da quelle che avevamo Certo. preventivato, però poi dopo questo sinodo l'avremmo celebrato e saremmo riusciti a uscire anche dalla situazione Eccellenza, già di questo fatto di drammatica. non aver abbandonato, ma queste prospettive che cambiavano, c'era anche di qualche modo un conforto, no? Non si abbandonava niente. Già questo è un risultato, se vogliamo, del sinodo. Ecco, io per preparare il sinodo, dopo aver ricevuto l'unanime consenso della cosiddetta sinodalità ordinaria, in particolare del Consiglio presbiterale, ho offerto alla diocesi una lettera presinodale dal titolo Insieme sulla via. Con la pandemia abbiamo aggiunto nel nostro itinerario due parole, tra memoria e futuro. Abbiamo capito che un evento ci toccava nell'intimo come comunità e ci impegnava non a fermare il cammino, a rimodularlo, a trovare nuove forme sinodali, presinodali in questo caso, a leggere insieme il messaggio insito nella comune fragilità e comprendevamo che ne usciva un appello alla comunione. Papa Francesco ci ha accompagnati in maniera veramente consolante quando ricordava che siamo insieme sulla stessa barca e Certo. che da una fatica del genere si esce insieme e poi è andato avanti con un magistero molto autorevole e convinto sulla sinodalità vera e propria, in modo che il libro che stavamo già aprendo e che rimarrà aperto anche quando firmeremo le conclusioni sinodali perché lo dovremo portare noi come comunità alla diocesi e alla società nella quale viviamo. Egli lo ha motivato ancora di più. E quindi coloro che, come in tutte le comunità, erano un po' perplessi, alcuni dicevano: sì, sarà un altro libro dei molti che In abbiamo, dei archivio. documenti che abbiamo E scritto e rimarrà fermo. Hanno invece. dovuto cedere all'onda papale che ci chiamava, ci convocava E vi confortava e vi in questa confermava anche nella avventura. scelta, diciamo così, locale. Tra pochissimo andremo a vedere, perché ci siamo stati con la nostra troupe, una delle opere, possiamo dire anche delle opere segno, che sono frutto di questo cammino sinodale di Lodi, subito dopo la pubblicità. A tra poco. Bentornati a In Cammino, stiamo raccontando il sinodo della diocesi di Lodi, lo stiamo facendo con il vescovo, Monsignor Maurizio Malvestiti, grazie ancora per essere con noi. E collegati proprio da Lodi ci sono Raffaella Rozzi e Simone Maiocchi che fanno parte del gruppo di lavoro, dei lavori di questo bel cammino sinodale diocesano partito prima, già nel 2019 l'abbiamo visto, un percorso che ha portato
addirittura subito ad un'opera segno che in qualche modo vuole tradurre un po' del percorso fatto. Lo vediamo in questo servizio di Manuel Ancares. Questo luogo è una donazione che la parrocchia dell'Ausiliatrice ha fatto alla diocesi e la diocesi con il servizio della Caritas sta mettendo a disposizione delle persone senza fissa dimora. Ecco, questo credo che esprima molto bene il cammino sinodale che sta vivendo la Chiesa di Lodi e che si appresta a vivere nei prossimi anni. Sicuramente è un luogo dove principalmente si aiutano le persone che hanno bisogno, ma la conseguenza è quella di camminare tutti insieme in un'ottica di Chiesa. E la nostra Chiesa che sta celebrando il Sinodo, questo sentimento lo sta esprimendo in un modo importante. Se faccio un bilancio della mia esperienza da inizio impegno in Caritas ad ora, sono più o meno 5 anni, sono sicura che è molto più la ricchezza che ho incontrato delle fatiche anche quotidiane che proviamo tutti i giorni, non è facile. Ma sicuramente tanto quello che si riesce a prendere dalle persone. Ci troviamo nella messa diocesana. Nel corso di quest'anno abbiamo visto una diminuzione delle presenze immensa, ma non nei dormitori. Questo ci fa pensare che la ripresa ha fatto sì che diverse persone nella logistica, così come nel campo dell'edilizia, hanno trovato un'occupazione e quindi sono autonome dal punto di vista del cibo, ma non riescono a trovare la sistemazione per quanto riguarda l'alloggio. Di sicuro ho più ricevuto rispetto a quello che ho dato. Questa è sicuramente una cosa che sento di dire. E anche perché quello che sento di aver ricevuto è un'eredità, l'eredità di un desiderio, il desiderio delle persone che ho incontrato di cambiare vita, e questa è la principale eredità che sento di aver ricevuto e sento di poter dire in questo senso che ho ricevuto una grandissima ricchezza. Potremmo immaginarla una chiesa senza poveri, ma non sarebbe chiesa. Gesù ce l'ha detto, i poveri saranno sempre con voi. Allora ognuno di noi ha dentro qualche povertà e quindi l'importante è proprio anche quello che esprime il Sinodo, è quello di camminare insieme, aiutarci l'uno l'altro e percorrere insieme la strada che la vita ci pone davanti. Eccellenza, non basta aiutare, bisogna accogliere, e anche questo insomma uno degli obiettivi che si evince da questo servizio, da quest'opera, ma anche un po' degli obiettivi finali del Sinodo di Lodi. Sì, il titolo stesso che è già stato evocato da Raffaella, Terra, persone, cose, il Vangelo per tutti, vuole sottolineare la centralità della persona. L'uomo e la donna sono tratti dalla terra e tornano alla terra. La terra già ci rappresenta e ci raccoglie tutti e noi siamo in attesa dei cieli e della terra nuova. Ma perché la terra non sia cosificata e le cose non prendano il posto delle persone, non diventino l'idolo che feriscono le persone, dobbiamo riconoscere la centralità alla persona. Ed è quello che il Sinodo cerca di fare. E lo vuol fare insieme alla società, avvicinando i poveri, gli ultimi, senza retorica, come dice la scrittura, nei fatti e nella verità, in modo da agganciare un dialogo sul senso del nostro essere uomini e donne, sul senso del nostro essere nella storia. E il fatto di celebrare un sinodo dice a tutti, a chi si sente parte della Chiesa, a chi in essa cammina forse stancamente, che noi siamo gli uni per gli altri, una risorsa che non è mai da sprecare. Raffaella, siamo insieme sulla via. Insieme sulla via, come chiudeva questo servizio. Di una nuova umanità. Esatto. Raffaella, ma appunto insieme sulla via, associazioni, movimenti, singole persone, parrocchie, come hanno reagito alla proposta del cammino sinodale? Come li state coinvolgendo? Che risposta c'è? Ma allora... Sicuramente tutte le nostre parrocchie hanno reagito bene,
si sono sentite protagoniste di questo cammino, sia nelle risposte ma soprattutto nell'accompagnamento proprio del cammino sinodale. Penso all'associazione, la consulta delle aggregazioni laicali è stata coinvolta, il Vescovo ha concluso online, perché eravamo un anno fa, Sua Eccellenza lo sa benissimo, tutte le associazioni, lui ha incontrato tutte le associazioni della CDAL, qualcuna in presenza, ma forse in questa sala con poche persone, ma la maggior parte online, e tutte le associazioni hanno dato il loro contributo. Questo, devo dire, è stato un grande momento di ascolto, come sono state ascoltate anche gli ordini religiosi, le varie realtà sul nostro territorio. Questo ha significato davvero un ascolto profondo, non superficiale, non è stato qualcosa legato semplicemente perché avremmo dovuto farlo, no? Ma per rendere le persone protagoniste, perché rese protagoniste, camminando insieme poi il sinodo diventa davvero nostro. E quindi di tutta la comunità. Prima di chiudere con Sua Eccellenza vorrei chiedere ancora a Simone se ci sono state delle difficoltà evidenti al netto della pandemia. Difficoltà nella fase di preparazione al sinodo no, perché come diceva Raffaella, anch'io mi sono reso conto nella fase di preparazione, andando in qualche consiglio pastorale nelle parrocchie per illustrare un po' quello che come commissione stavamo facendo e il contributo che chiedevamo proprio in termini anche di idee, di riflessioni, di proposte. E quindi da subito c'è stata l'attenzione da parte di chi era nella commissione a far percepire, credo che questo si sia colto subito a livello proprio di diocesi, di parrocchie, di associazioni e di singoli fedeli, che la commissione non era solo un gruppo chiuso ristretto che preparava dei documenti, ma era un po' un gruppo di persone che aveva il compito di essere anche un po' le antenne, se vogliamo, del sentire che poi dalle parrocchie emergeva. Proprio per costruire anche insieme il percorso in preparazione al sinodo. La commissione aveva una responsabilità, ma soprattutto di ascolto. Delle antenne anche di ripetitori, di prendere, di portare a casa e condividere. Eccellenza, in 40 secondi, mi dice se ce l'ha un sogno per la sua diocesi, anche al termine di questo cammino sinodale? Allora io sogno e chiedo di pregare per questo sogno. Sogno una Chiesa fedele al Vangelo, nella lode e nella carità, una Chiesa missionaria, una Chiesa povera, anche qui senza alcuna enfasi, come ho detto, nei fatti e nella verità, per arricchirsi e arricchire di Cristo, tutti, cominciando dalle nuove generazioni. Una Chiesa che sa condividere il pane terreno, ma anche quello celeste, la casa nella storia e quella oltre la storia. Una Chiesa affascinata dalla bellezza di Cristo, che rende bella l'umanità, una Chiesa che ricorda che da questa bellezza veniamo e da questa bellezza noi siamo attesi. Certo. È in pratica la richiesta della profezia che solo lo Spirito può conferire ad una Chiesa. Perciò continuiamo ad invocarlo, perché certo, vorremmo umilmente firmare il libro sinodale che rimane aperto, come hanno fatto al Concilio di Gerusalemme. Atti 15, lo Spirito Santo e noi, con un bel punto esclamativo. Grazie Eccellenza. Grazie a voi. Grazie a Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi, per essere stato con noi. Grazie anche a Raffaella Rozzi, Simone Maiocchi per il collegamento dalla curia di Lodi. Dalla casa vescovile. Dalla casa vescovile, dalla senza casa il vescovo. Custoditela fino al ritorno del vescovo, mi raccomando. Va bene. Noi ci ritroviamo martedì e ci lasciamo anche oggi con una frase di Papa Francesco pronunciata dal Pontefice alla Diocesi di Roma lo scorso 18 settembre. Se non ci sarà lo Spirito, sarà un Parlamento diocesano, ma non un sinodo. Ci vediamo martedì. Buon fine settimana. Grazie.